Tieni invidia, prendi i miei soldi. GG. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e la conferenza Nvidia, in cui sono state presentate le nuove RTX serie 3000, è finita da poco. E io mi sono sentito in dovere, in quanto consumatore e nerd entusiasta di PC, informatica, eccetera, eccetera, di fare un video al riguardo. Non tutta la conferenza è stata incentrata sulla 3070, sulla 3080 e sulla 3090. Infatti, si è anche parlato di come gli RT Core saranno utilizzati molto meglio e molto di più in futuro. Infatti, sarà possibile praticamente migliorare ancora le prestazioni col DLSS, sarà possibile utilizzare programmi grazie all'intelligenza artificiale che riuscirà a creare un green screen simulato, un effetto sfocato su di sfondo simulato. Non avrò più bisogno di questo green screen per streamare. Praticamente ci saranno, vedremo l'inferno, vedremo tantissime cose belle. La cosa che a noi interessa più di tutte, in quanto giocatori, è il rapporto qualità-prezzo che avranno queste tre schede grafiche. I benchmark che sono stati mostrati effettivamente fanno sperare molto molto bene. Infatti una 3080 andrà il doppio di una 2080 della generazione precedente. Tutto questo con ray tracing attivo, DLSS attivo, evidentemente frame rate molto più alto e consumo energetico minore, in quanto le nuove schede grafiche saranno prodotte con un processo produttivo a 8 nanometri, che in realtà sono 10, chi segue le news bene o male capirà di cosa sto parlando. La cosa interessante poi è effettivamente vedere quanto costano queste schede, perché per una 3070, che potenzialmente andrà il doppio di una 2070, quindi sarà anche più veloce di una 2080 Ti, si parla di 519 euro. La 2080 Ti al giorno d'oggi, nonostante sia una scheda vecchia di 2 anni, la troviamo ancora nuova tra i 1200 e i 1500 euro. Quindi capite benissimo che una scheda grafica che costa un terzo ma va più veloce anche di un 5% in più della 2080 Ti è una bella cosa. La 3080 invece, che andrà a sostituire molto presumibilmente la mia 2080, va il doppio della 2080. Tutto questo, ripeto, sempre con ray tracing attivo a dettagli massimi e DLSS attivo. La cosa che è molto interessante però, e sulla quale vorrei un attimo soffermarmi a fare qualche riflessione, è però la 3090. Non c'è stata presentata una 3080 Ti a questo giro. Io credo che Nvidia se la tiene conservata almeno per credo aprile-maggio del 2021, come faceva con le serie precedenti. La 3090 infatti è semplicemente una Titan di questa generazione, secondo me, a cui è stato cambiato il nome. Il suo prezzo, che sarà di 1549 euro, è comunque 1000 euro inferiore a quello solito delle Titan. Le Titan tuttora, tipo la Titan RTX, se la trovate usata, costa ancora 2000 euro, nuova costa circa 2500 euro. Avrà 24 GB di memoria GDDR6X e non è assolutamente una scheda indicata per i giocatori. C'è da dire una cosa però, io sono indeciso se prendere la 3080 o la 3090, perché una 3080 è una scheda che ti puoi permettere di cambiare e che, diciamo, col passare delle generazioni il suo numero inferiore di memoria RAM si fa sentire. Io non ho problemi con la mia 2080, riesco tranquillamente a renderizzare video, riesco a giocare senza alcun problema. Però una 3090 che va molto più veloce di una 3080, quindi possibilmente va il doppio di una 2080 Ti, forse anche qualcosina in più, che ha oltretutto 24 GB di memoria RAM, effettivamente potrebbe essere molto utile per 2, forse anche 3 generazioni di schede grafiche. Quindi, diciamo, il valore è molto molto buono. E io credo anche che Nvidia più avanti, appunto, presenterà una 3080 Ti, ma uscirà sempre con, non lo so, una Titan RTX Ampere. A questo punto bisogna dire che la 3070 sarà disponibile da ottobre, la 3080 sarà disponibile dal 17 settembre e invece la 3090 sarà disponibile dal 24 settembre, ovviamente i pre-order. Se andate sul sito Nvidia, che comunque vi lascio in descrizione, trovate anche la casella che, se ci cliccate sopra, vi avverte: guarda, è disponibile, dacci i tuoi soldi. Detto ciò, io vi consiglio di iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella, perché nelle prossime settimane vedrete qualche video di upgrade al PC.
Al momento all'interno c'è una 2080 che non mi dà assolutamente alcun problema nel giocare in 2K. Io ho un monitor 2K 144Hz, ma immaginate effettivamente una 3090 o una 3080 in 2K che riesce a raggiungere, non lo so, effettivamente 144 frame al secondo con ray tracing attivo e DLSS attivo. Cioè, non so se riusciamo a capire effettivamente. Io so che la grafica non è tutto in un videogioco. Io riesco anche a giocare ai giochi che hanno una grafica in 8 bit. La cosa che a me effettivamente dà fastidio è quando un gioco non è fluido o comunque non è caratterizzato visivamente come vorrei. Immaginate avere fluidità estrema per l'altissimo numero di FPS e una risoluzione molto molto alta grazie alle nuove tecnologie Nvidia. E oltretutto il colpo d'occhio, ragazzi, perché non dimentichiamo, queste schede grafiche si chiamano RTX perché integrano il ray tracing, una versione avanzata del ray tracing. Quindi io non oso immaginare che cavolo potremmo vedere con Cyberpunk 2077 e altri giochi che verranno comunque mostrati in futuro. Come detto prima, vi consiglio di iscrivervi al canale e accendere la campanella perché faremo un po' di upgrade a questo PC. Al momento al suo interno c'è un Ryzen 7 3700X e una 2080 che appunto sarà presto sostituita da qualcosa di effettivamente molto molto migliore. Sto anche pensando di cambiare processore, prendere sempre un Ryzen della serie 3000, magari un 3950X, perché effettivamente ho intenzione di streamare, di comunque renderizzare video in maniera molto più efficiente e sono sicuro che questo piccolo upgrade mi servirà. Detto ciò, tutti i link di riferimento io ve li lascio giù in descrizione. Consiglio davvero a chi ha voglia di farsi un nuovo PC da gaming di dare un'occhiata a queste schede grafiche, perché Nvidia, diciamo, ha sempre fatto una cosa molto interessante. In una generazione ha fatto TIC, nella generazione successiva ha fatto TOC. Che cosa significa? La serie 2000 era la generazione TIC, nel senso che hanno sperimentato il ray tracing ed è andato come è andato. La serie 3000 ha fatto il TOC, ha fatto praticamente il botto grande e hanno effettivamente migliorato molto le prestazioni. Detto ciò, io ho semplicemente voglia di aprire il mio account PayPal e pagare Nvidia. Grazie mille per aver seguito il video e ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli!